i fondali inquieti, le spine, i silenzi sono espressioni strettamente legate all'esperienza con Aldo Merini e con Elio Chizzoli, due poeti che su questa evocazione dei fondali inquieti hanno costruito la relazione fra di loro e fra di loro con me. La motivazione quindi di portare il fondale inquieto da una realtà privata attraverso le lettere a una realtà pubblica motiva il compito sociale, intellettuale, spirituale anche, di far sì di trovarne con altre realtà umane una condivisione. Restituire ai cremaschi prima di tutto e poi di fatto a tutti questa parte della sua vita, questo suo periodo cremasco, chiamiamolo così, o comunque periodo nel quale ha intrattenuto con dei cremaschi delle relazioni importanti che appunto sono attestate da quello che qui in mostra anche esposto, credevo che fosse dovuto e fosse sicuramente una cosa importante da fare.